grazie di essere intervenuti. Faccio come al solito, dico quello che penso, e lo dico sempre pur sapendo bene che mi faccio i nemici, però ormai ho capito di non poter cambiare a questa età e come al solito dico quello che penso. Penso che nonostante la larghissima maggioranza voluta dagli elettori e il voto al sindaco della città così ampio, c'è sempre qualcosa che non va, c'è sempre chi non è contento, c'è sempre chi ha il diritto e il dovere di esprimere giudizi di qualsiasi tipo, c'è sempre chi ha la soluzione a tutto e a tutti. Io invece ho dovuto fare il sindaco e ho dovuto tener conto di tutta una serie di elementi che non sono i ricatti dei partiti, ma ci sono anche quelli, che non sono le pressioni, ma ci sono anche quelle. Ho cercato di guardare a un interesse, che è l'interesse della città e del popolo che amministro, non certamente interessi di bottega e interessi di piccolo conto o di lobby di questa città, come ho sempre fatto nel mio mandato nei primi 5 anni, così continuerò a fare nei prossimi 5 anni. È evidente che le scelte che ho maturato hanno creato dissapori, è evidente che creano anche tensioni ed è tutto naturale che ad ambire alla carica di assessore in questa città ce ne sono forse di più che nella città di Milano, ma questa è una questione del tutto, diciamo, ovvia e normale. Vorrei ricordare i tanti, anche i disattenti, che si concorre all'elezione a consigliere comunale, non ad assessore, se no la legge dovrebbe procedere e prevedere, diciamo, diversamente. Uno si candida a fare un consigliere comunale, poi non è detto che deve fare l'assessore. La legge dà al sindaco la facoltà di scegliere i suoi uomini, tra l'altro rende incompatibile il ruolo d'assessore con quello di consigliere comunale, tant'è che il consigliere comunale per fare l'assessore si deve dimettere da consigliere comunale per fare l'assessore. Quindi questo è il quadro in cui mi sono mosso e ho veramente anche, diciamo, maturato l'idea che c'è certa informazione che è ottusa, proprio ottusa, dal punto di vista, diciamo, la parola utilizzata bene, non comprende che c'è la necessità che alcune questioni hanno la necessità della sua maturazione, che c'è di Nuova non è Manfredonia, che Andria non è Manfredonia, perché aveva ripreso ad esempio anche il caso di Andria, e che queste risposte che sto dando stamattina sono utili, perché sono utili a comprendere anche qua per cui mi sono mosso. Si può mai dire a un sindaco in carica in maniera costante, senza interruzione del suo lavoro? Senza interruzione del suo lavoro, io sono stato sindaco di questa città anche nel periodo delle elezioni, mentre tutti gridavano in questa città, dicevano che questa è una città antidemocratica, che in questa città la democrazia non c'è, non esiste, e poi il voto ha dimostrato che la democrazia c'è, vale, conta. Io ho continuato a fare il sindaco e ho continuato a fare il sindaco anche dopo il 31, ho fatto il sindaco l'1, il 2, il 3, il 4, il 5, il 6, il 7, l'8, il 9, il 10. Leggo su una testata giornalistica, guardate quanto la strumentalizzazione e l'uso dell'informazione vuole colpire a tutti i costi e vuole dare un segnale negativo della città. Queste le indiscrezioni, scrive il Noto Giornale, si attendono i dati ufficiali, mentre metta Cerignola, il sindaco Cerignola, seppure eletto il 14 giugno, è già al lavoro. Riccardi non ha mai smesso di lavorare, è stato sindaco anche durante le elezioni, dopo le elezioni. Questa cosa è la dimostrazione di come la città viene strumentalizzata e si abusa dell'informazione in maniera volgare, in maniera volgare. Detto questo, il sindaco Riccardi è stato sindaco in maniera continua, non ha abbandonato la città, ha firmato in questi giorni centinaia di atti, i cittadini, ma sono stati tranquilli,
e io non mi faccio ricattare da nessuno, proprio da nessuno, tutti questi giochini solo per buttare fango, non servono a nulla. La squadra che ho scelto e che sto per annunciare è la migliore possibile che ho potuto offrire alla città, e sanno bene e sappiamo bene che l'interesse nostro sono i cittadini, la comunità che amministriamo, non ci sono altre storie, perché ad altre storie io non sono abituato. Di questo dovete esserne convinti tutti. E chi continua a buttare fango su questa città, non su di me, perché io sono un uomo di passaggio, io non sono quello che resterà per sempre, che non sono un dittatore, non lo posso, diciamo, essere per ragioni evidenti, ma chi continua a utilizzare i mezzi di informazione per buttare fango sulla città, certamente sporca la città, non sporca me, perché io sarò uno dei cittadini comuni da qualche anno, ma vedo che questo atteggiamento continua, insomma, mi confronti. Devo dire che ho dovuto gestire 8 liste, almeno comprendere anche questo elemento. Chi fa giornalismo dovrebbe, diciamo, avere un quadro di riferimento attento, 8 liste, non chi viene eletto in una città a pochi passi da noi che ha un'unica lista a cui si fa riferimento. È troppo semplice, si guarda lo specchio, decide con lo specchio ed è semplice. Detto questo, la squadra è la migliore possibile, ho tenuto conto di tutto. Aspetti tecnici, aspetti politici, ci sono mal di pancia, ci sono persone che forse mi voteranno contro, ci sono persone che mi odiano, però le scelte che ho dovuto fare, a un certo punto ho dovuto togliere, come dire, la spina, perché non si poteva continuare a ballare, ho interrotto, diciamo, la musica, ho detto si ferma, tutto, la città ha bisogno di essere amministrata, la giunta è la seguente: Zingarelli Salvatore, poi le deleghe saranno successivamente rette, Calabrese Sonia, La Torre Giuseppe, Cinque Carlo, Rinaldi Pasquale, Armiendo Annarita, Varrecchia Antonietta. Una giunta giovane, mista tra persone di qualità e che hanno un'esperienza, diciamo, professionale importante, tra persone che hanno un'esperienza politica importante, che certamente sanno da dove iniziare, da dove partire. Dentro questa scelta c'è tutto, certo, c'è anche l'esigenza per qualcuno di maturare un'esperienza, però è evidente che siamo davanti anche a elementi di novità che vanno presi per quelli che sono, non nell'idea della mente perversa di qualcuno che sono stati imposti da, no, una scelta assolutamente libera dentro un quadro difficile dove io ho cercato di fare il massimo possibile. Grazie. Do lettura del decreto sindacale di nomina degli assessori. Questo decreto, autonomamente come atto, vabbè, segno di ulteriore sfida, assume il numero di 17, il decreto numero 17, ulteriore sfida al destino. Il sindaco, premesso che nel giorno 31 maggio avranno avuto luogo i comizi elettorali per l'elezione diretta del sindaco del Consiglio Comunale di questa città, con nota del 3 giugno 2015, il presidente dell'Ufficio Centrale ha proclamato Angelo Riccardi eletto la carica di sindaco. L'articolo 46,2 del decreto legislativo 2000 attribuisce al sindaco l'esclusiva competenza in ordine alla nomina della giunta. Considerato che la norma statutaria relativa alla composizione della giunta deve ritenersi modificata rispetto al primo, a seguito del disposto dall'articolo 1,2 della legge 42 del 2010, che ha modificato e integrato l'articolo 2, commi 183 e 187 della legge 2009 numero 191, il quale prescrive che il numero massimo degli assessori comunali è determinato per ciascun comune in misura pari a un quarto del numero dei consiglieri del comune, computando in tal senso il sindaco con un arrotondamento dell'unità superiore. Il consiglio comunale di questa città, a partire da quest'anno, è determinato in 24 consiglieri più il sindaco che parte integrante del consiglio, sono 25, un quarto sono 6, arrotondato a 7 al numero superiore. Per dare il senso alle cose.
Preso atto pertanto che la giunta comunale dovrà essere composta da un numero massimo di 7 assessori, tra cui il vice sindaco. Considerato che la scelta degli assessori viene fatta con riferimento prioritario all'assetto politico-amministrativo sancito dalla dichiarazione di intenti, sottoscritta dalla coalizione di maggioranza, tra coloro che potranno garantire in modo collegiale e a tempo pieno un più proficuo e sollecito perseguimento degli obiettivi programmatici per la realizzazione del programma elettorale nell'interesse di tutti i cittadini. Attesa la necessità di nominare i componenti della giunta comunale, il numero di 7, compreso il vice sindaco, quali diretti collaboratori per la realizzazione del programma amministrativo, così come proposto agli elettori e condiviso dagli stessi. Attesa inoltre l'opportunità di conferire agli assessori precise deleghe di talune funzioni istituzionali dell'ente e del sindaco, visto lo statuto comunale, visto il decreto legislativo 267, nomina Zingarello Salvatore, nato a Manfredonia il 9 febbraio 1976, residente alla via del Vecchio 10, assessore, vice sindaco del comune di Manfredonia, attribuendogli la delega ai lavori pubblici per l'esercizio delle funzioni di seguito riportate, incarico da svolgere a tempo pieno, come in narrativo esplicitato, previo collocamento in aspettativa se lavoratore dipendente, pena la revoca dell'incarico medesimo. All'assessore Zingarello sono conferite la competenza in infrastrutture, aree industriali, artigianali e commerciali, manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni pubblici e dell'edilizia scolastica e sportiva, in collaborazione con gli assessori di riferimento naturalmente, gestione rete urbana, verde pubblico, parcheggi pubblici, parchi pubblici, riqualificazione aree degradate, piano urbano del traffico, toponomastica, piste ciclabili, trasporti pubblici, rapporti con le comunità decentrate, Riviera Sud, Montagna e Borgo Mezzanone. Interventi e soluzioni per i villaggi di Riviera Sud. La signora Calabrese Sonia è nata a Manfredonia il 10 luglio e vive residente in via Rivera 25, assessore del comune di Manfredonia, con la delega in affari generali e personali per l'esercizio delle funzioni seguenti: portale del comune, pubblicità degli atti, rapporti con il consiglio comunale, statuto, servizi demografici e statistici, istituti di partecipazione civica, valorizzazione, formazione, tutela e sicurezza del personale, organizzazione degli uffici, rapporti con i sindacati, e government, servizio civile, personale LSU, LUC sarebbe il laboratorio urbano culturale, rapporti con l'agenzia del turismo, comitato pari opportunità. Il terzo assessore, la Torre Giuseppe, nato a Manfredonia il 5 luglio 1973, vive residente in via Gargano, assessore con delega allo sport, pubblica istruzione e sicurezza per l'esercizio delle seguenti funzioni: polizia locale, controllo del territorio e videosorveglianza, pubblica istruzione, diritto allo studio, progetti educativi e trasporti scolastici, LIST, laboratorio per l'innovazione e lo sviluppo del territorio, sport, randagismo, politiche giovanili, sport e l'informazione. Il quarto assessore è il signor Carlo Cinque, nato a Manfredonia il 28 ottobre 1972 e qui residente. Nominato assessore del comune di Manfredonia con delega alle risorse del territorio e sviluppo economico per l'esercizio delle funzioni qui riportate: industria, pesca, agricoltura, caccia e nautica, commercio, non artigianato e mercati, insediamenti industriali, sportello unico per le imprese, osservatorio politiche del mare, strutture portuali, politiche comunitarie, risorse UE, Stato, regioni, eccetera, rapporti con il GAV, Museo del Mare, ricerca e innovazione, incubatore d'impresa, politiche del lavoro. Il quinto assessore, signor Rinaldi Pasquale, nato a San Giovanni Rotondo il 18 agosto 64, è residente a Manfredonia, con delega al bilancio e patrimonio per l'esercizio delle seguenti funzioni: bilancio e programmazione finanziaria, patrimonio e demanio, fiscalità locale, controllo di gestione, appalti e contratti, società partecipate, ASE e gestione tributi, controllo servizi ambientali, bilancio sociale, determinazione dirigenziali. Il sesto assessore è la signora Valeria Antonietta, nata a Manfredonia il 1 giugno ed ivi residente in Piazzale dei Navigatori, assessore con delega alla solidarietà, solidarietà e politiche giovanili, con delega politiche giovanili e sbagliate e politiche sociali. No.
Quindi assessore alle politiche sociali, non politiche giovanili. Cioè. Piano sociale di zona, gestione dei servizi degli interventi previsti, assistenza domiciliare agli anziani, rete di soccorso, trasporto dei disabili, delle persone anziane per la riabilitazione, sostegno alla maternità e alla famiglia, affido minori, accoglienza e integrazione, eccetera. Rapporti con le parrocchie e l'associazione del territorio, rapporti con ASP, ufficio casa, servizi cimiteriali. Settimo assessore, la signora Armando Annarita, nata a Manfredonia il 22 giugno, qui residente, con delega al territorio e ambiente, esercizio delle seguenti funzioni, pianificazione generale e attuativa, ufficio di piani e sì, opere di urbanizzazione di comparti, area vasta, PUG sarebbe piano urbanistico generale, piano di recupero del centro storico, superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche, controllo e vigilanza delle attività urbanistica, edilizia privata e abusivismo edilizio, edilizia economica e popolare, piano energetico comunale, risparmio energetico, energie rinnovabili, controllo della qualità dell'aria e delle acque, igiene della città, educazione alla raccolta differenziata e contrasto allo smaltimento irregolare dei rifiuti, bonifiche. Inoltre il sindaco rende noto di aver riservato al proprio ufficio le seguenti funzioni, funzioni che eserciterà direttamente, contenzioso ed affari legali, gestione di grandi eventi, attuazione del programma, sanità, politiche culturali e valorizzazione dei beni culturali, ricerca, innovazione e protezione civile. Dato che nei confronti dei suddetti assessori non sussistono motivi di ineleggibilità e di compatibilità di cui al decreto 267 del 2000. A cura del sottoscritto, del segretario generale, presente il provvedimento verrà reso noto agli interessati per l'accettazione e per la resa della dovuta dichiarazione di insussistenza di eventuali cause di inconferibilità e di incompatibilità ex decreto legge 39 del 2013.